Quanto cazzo sono affezionato a questo signor Giocone Piccone super sgaso ultra fotoatomico che sorvolando più che tranquillamente sul valore affettivo perché Pollo. ricordo benissimo essere uno dei primissimi giochi che riuscì a completare dall'inizio alla fine da solo, quando peraltro fossi alto quanto una scatola delle scarpe, ma che essendo giustamente un Kirby è pure un bel gioco. Per fortuna che Sakurai decise di tenere quel bellissimo placeholder simpatico, rotondo, rosa è canonicamente entità più forte dell'universo, che vive delle mirabolanti avventure, salvandola qualunque. In questo caso sul buon N64, chiamandosi come tutti i giochi del Nintendo 64, Kirby 64, oppure, con un titolo più simpatico, The Crystal Shards. Platform serenissimo, tridimensionale che è bidimensionale, con una palette super coloratissima che, confronto all'attuale stato dell'arte generale, sembrano tutti i colori che vedono chi cazzo erano. Le mantidi che hanno gli occhi che riescono a registrare più luce con palette e tonalità a noi umani sconosciute. In questo caso la trama super semplicissima di quarto livello, praticamente c'è il male nell'universo della morte oscura intergalattica che sta tumorando i pianeti del sistema solare e il pianerottolo delle simpatiche fatine è il primo a soccombere all'effettivo homunculus FMA e l'ultima speranza sarà proprio quella di capitombolare in giardino a Kirby in un atterraggio spaziale d'emergenza a cavallo del cristallone che va a rompersi e che andrà ad avviare un normale mercoledì pomeriggio di Kirby che si avvierà a salvare il piano esistenziale. Crystal Shards, peraltro, me lo ricordo con estremo gaudio e super sgaso perché, per quanto per carità sia invecchiato col macchinosismo dei comandi che comunque si sente, c'è la peculiarità che si possono fondere i poteri aspirabili dai nemici combinandoli tra di loro con tanto dei miei preferiti in assoluto, tra cui la Kaiser Blade in fiamme, la trivella, peraltro Drill Missile, così come la doppia lancia elettrica, dando quel senso di onnipotenza assoluta definitiva che solo pallo da basket roso felice di Kirby può avere. Quanto cazzo fa prendere bene? I cristalli, difatti, sono come andava moltissimo tempo fa all'epoca, un potere sgaso su cui verte tutto quanto, nonché l'effettiva chiave per poi andare alla ribalta e curare quel cancro universale che è il male definitivo oscuro. Ragion per cui di pianeta in pianeta si andrà a recuperare tutti i pezzettini delle schegge cui prende il nome il giocone fino all'effettivo confronto finale, cosa che pian piano si riuscirà a raggiungere coi suddetti collezionabili di livello in livello, gironzolando in vari mondi di pianeti e tutto ciò che si vedrà sbaragliato dall'inarrestabile pallina rosa, l'indomito spirito dell'amicizia, con aiuti nel momento del bisogno, via via che si va scoprendo una morfologia di questi pochi, ma molto più che buoni, pianeti, spaziando da un buon vecchio alberello nella natura serena e tranquilla a un mostro magmatico all'interno di un vulcano o l'RGB che crea segregazione e schiavismo per le piramidi nel deserto, ma il mio preferito resterà sempre il testimone del fatto che in questo giochino micino, bellino, carino, dolcino, canonicamente l'umanità si è estinta, lasciando soltanto l'eredità di un'automazione di moduli meccanici che proseguono imperterriti nella loro funzione di lavoro interminabile, privi del concetto di interruzione nella cornice che a tutti gli effetti è un inverno nucleare, culminato tra i rimasugli del capitalismo sfrenato, attraversando peraltro all'inizio un enorme superstore oramai deserto dove le macchine sono così interminabilmente lavoratrici, sforando nello sviluppo di un'incoscienza che si avvia al percorso del riflettere in quello che forse, sì, forse una volta poteva essere un'entità superiore in cui le persone in precedenza abitanti nutrivano un sentimento di fede onde per ricorrere nell'inevitabilità di destino infausto, un domani migliore spaventate dalla morte col coraggio di affrontare la caducità di una vita il cui senso sta proprio nella sua fine, riscoprendo come tra le nuvole non ci sia nemmeno questa fantomatica entità superiore in cui credere, e perciò incapsulando tutto questo in un laboratorio che smonta e assembla vita, improvvisandosi Dio nell'amalgamare l'abominio che da autocrono oramai invasore nel testimoniare questo percorso a cui la disperazione più artificiale si è interconnessa in una speranza artificiosa. Mi chiedo cosa può restare, cosa può davvero interconnettere l'errore di ieri alla menta di domani, perché proprio oggi si lastricano sentieri di scelte nel gioco di tutto ciò che ormai concerne il progresso a riprova che un'anima non soltanto esiste, ma vi è l'imperativo morale di assolverne le colpe. E se già l'atmosfera è abbastanza frenetica su più livelli in una pletora di aspetti che si annodano tra loro, Crystal Shards arriva al suo culmine con quanto di più sgaso che potessero concepire, con un super robot trasformer a doppia fase, sparalaser, pinzatore, lanciamissili che comunque non fermerà Kirby!
Che per l'amor del cielo, come gioco non dura neanche troppo, anzi, semplicemente il fare il backtracking per i vari cristalli, così da poter sbloccare la battaglia finale vera e propria come al solito. Ma onestamente è uno di quei giochi che dici, sì, ok, ho la lente della nostalgia col valore affettivo che quando te la togli dici, no, ok, questo è effettivamente un gioco della Madonna e ciò che dovrebbero essere davvero gli approcci giusti al medium quando torni indietro a riscoprire le cose che sono piaciute e avevano un reale motivo per essere considerate con una certa riverenza e per l'amor del cielo, può capire. Evitare che tante cose facciano cagare una volta tornate indietro, ma diavolo bestia se non è questo il caso!